Ciao ragazzi, in questo video andiamo a vedere il diario del mio National Federale. Era una gara molto importante e per me lo era ancora di più perché, nonostante la preparazione scarsa, avevo necessità di trovare quella carica motivazionale che sto cercando in questo periodo. But come with me che andiamo a vedere un po' di cacate. Metti il dito davanti. Ciao. Vai Luca, racconta dove stiamo andando. Ciao, mi chiamo Luca, se vedi. Non bevo da un mese. Non bevo da un mese. Stiamo andando a Terni a fare il National Federale. Questo qui è per Atoll. Non so se ne siete accorti, lui. Facciamo vedere un po' di autostrada. E qua ci siamo ancora noi. Mi raccomando, qua sotto, qui, come fa sempre per Atoll, c'è scritto iscrivetevi. E cliccate mi piace, pagate l'abbonamento che ci servono i soldini e poi ciao! Siamo arrivati anche posticino. Oh no ragazzi, guardate dove vi porto, bellissimo. Vai via. Siamo arrivati all'hotel, stiamo andando alle camere. Abbiamo trovato una location comoda, con i carretti, non è un problema. Vale. Arrivati. Non è che scendi le scale? Eccoci qua, partenza. Proprio, partenza. Sveglia l'alba e via, c'è fresco ma ottima giornata. Attenzione, da adesso in poi non entrerò nel merito di ogni singolo esercizio, ma voglio chiarire una cosa importante. Questo video non è stato fatto con lo scopo di giustificare la mia prestazione, ma anzi, è l'unica occasione o una delle poche occasioni, spero, per potervi dimostrare un concetto fondamentale che prenderemo in mano alla fine del video. Quindi partiamo dall'esercizio 1 e andiamo avanti. Shoot it. Stand by. Stand by. Finito. Allora, dice clear, come da mostra. Allora, primo esercizio. Una merda. Uno in meno. Io non ho sparato neanche un colpo, mi si è fatta la pistola subito. Adesso ho cambiato pistola. E Greggy? Primo colpo. Vabbè, andiamo avanti. Bene, a questo punto salta fuori la saggezza. Nessun problema. L'ho già visto negli altri video, continuo a fare lo stesso errore, adesso lo so. Quindi devo andare con calma, devo gestire la gara, devo recuperare. Recuperare, recuperare. Tempo, 8 secondi. Ok,
forse ho esagerato un po' troppo con la calma in questo esercizio. Vabbè, complice anche il fatto che dopo il cambio arma, distratto, non stavo pensando bene allo stage, non ho fatto in tempo a vedere i meccanismi dei bobber se erano veloci o lenti. Non mi fidavo a fare l'appoggio, così sono partito con troppa calma. A quel punto dico, bene, la saggezza la lasciamo agli altri. La calma non è cosa che mi appartiene. A questo punto acceleriamo che qua bisogna recuperare sul serio, altrimenti facciamo una figuraccia. Bene, da qui inizia il tracollo. Da adesso in poi non ci vediamo più, vi lascio scorrere tutti i video, ci vediamo alla fine per la conclusione importantissima. Però in questa fase qua notate quanti sono gli errori dovuti a velocità, a ritmo forzato. Ci vediamo dopo. If you have finished your load, show clear, I'm down or stay. Porca di una p***a. Sì, I'm down. Oh. Ok, finish. Allora in show clear. Stand by. Porca di... Come mai Adriano che sto sparando di merda? Ma io credo che la colpa non è tua, perché inizialmente sei partito con la pistola che non funzionava e quindi ti è entrato nel tuo subconscio e te lo stai portando via. Capito? Vorresti recuperare quello che tu hai perso. Ma non si recupera. No, tieni di a capo. Il saggio, il prof. Stiamo a galla. Oh no, Greg. Era meglio. Ah! Quanto tempo? 993! Aiutati! Ok! Aiutati! Vai! Tempo 1 1 0. Are you ready? Stand by. Vecchio raggio. Aiutati. Stand by. Lo deve credere. Thank you.
finish and load it so clear. It's clear, merda. Stand by. Ok, ora voglio farvi, anzi voglio estendervi un paio di considerazioni che mi sono fatto. O meglio, l'esercizio che ho fatto a Zaro, che non ho fatto, valeva 45 punti. Bene, io mi sono classificato nella classifica totale al settimo posto con il 94,6%, con 968 punti. Ecco, se io avessi fatto quell'esercizio anche senza vincerlo al 90%, avrei guadagnato circa una quarantina di punti. Quella quarantina di punti mi avrebbe permesso di arrivare a 1008 punti, quindi a un 98,5%, tranquillamente dentro la zona podio, in lizza con il primo posto. Ecco, questo è il discorso che facciamo tutti nel momento in cui andiamo a commettere degli errori. Non è così che va affrontata la cosa. Eh sì ragazzi, il punto qui è un altro. I numeri che vi ho appena detto ve li ho dati per dimostrarvi matematicamente il fatto che con quei 40 punti avremmo, anzi che con 40 punti le cose sarebbero assolutamente cambiate. E questo lo faccio per dimostrarvelo, perché un conto è raccontare le cose, un altro invece dimostrarlo. Il fatto è che quei 40 punti che mancano non sono quelli dell'esercizio che ho a Zaro, ma sono l'insieme di tutti quei punti che io ho perso nei vari stage a seguire, forzando il ritmo per provare a recuperare. Questo è l'errore che dobbiamo andare a considerare, sul quale dobbiamo lavorare. Ci focalizziamo sui punti che abbiamo perso in quel momento dell'esercizio a Zaro, perlomeno nel mio caso, e perdiamo la testa, perdiamo la concentrazione su tutto il grosso. La gara valeva 1100 punti. Io ho perso 45 punti nel primo esercizio. Potevo tranquillamente risalire la classifica se fosse andato tranquillo. Invece ho forzato il ritmo già dei primi stage. I 3-4 stage a seguire li ho fatti male perché ero assolutamente fuori ritmo. Questo mi ha portato a credere, o meglio a non credere più in me stesso, e ha cominciato una discesa che a livello motivazionale mi è costata tantissimo. E ho fatto tutta la gara sottotono e non mi sono divertito tutta la gara. Questa è la cosa peggiore che può succedere. Quindi la cosa, il messaggio che voglio passarvi è: quando succederà, perché succederà a tutti di sbagliare poco o tanto, però quando succede, anche se è difficilissimo da fare, quello che dobbiamo gestire è la nostra testa, niente di più. Dobbiamo capire questo errore. Io da questa gara, che è andata malissimo, porto a casa questo concetto e lo porto a casa realmente. Non ve lo sto raccontando per fare il video. Questa è la considerazione, il risultato che ho portato a casa da questa gara. Sono molto contento, l'esperienza aiuta sempre e voglio condividerla con voi. Quindi gestiamo la gara con la testa. Spero che questo vi sia stato utile. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.